Buongiorno ragazze e bentornate sul mio canale YouTube. Oggi vi porto con me nella città di Las Vegas, nel Nevada. Las Vegas, come sapete, è la città del divertimento, per cui con dei prezzi anche abbastanza modici si riescono ad avere delle stanze d'albergo da mille una notte. Noi abbiamo scelto per soggiornare 5 notti l'Em Resort & Spa. Non è uno dei più famosi, ma è sicuramente un hotel bellissimo. Vi mostrerò ora la stanza. Giace a circa 10 minuti di macchina dal centro ed è comodo, perché sinceramente e vi consente alla sera di uscire dal caos e dalle luci del centro di Las Vegas e vi consente quindi di tornare in una zona più calma, assaporando poi quella che è la bellezza del luogo in cui Las Vegas sorge, perché Las Vegas sorge in una sorta di deserto, quindi ogni giorno entrare e uscire in questo deserto e allontanarsi dal centro artificiale, se vogliamo, di questa città è un'esperienza secondo me magica. Dalla finestra del nostro albergo, che aveva questa tenda, diciamo, comandabile con un semplice pulsante, avevamo una vista stupenda. Vi mostro ora la piscina che è del nostro hotel. Questa è la piscina del nostro hotel, ora in un paio di immagini ve la mostrerò anche più da vicino e vedete che in effetti tutto intorno è deserto. Questa è appunto la piscina con una bar all'interno e eccolo qui, è questo quadratone scuro che vedete al centro e poi tutta questa sorta di gazebi spazi all'interno della piscina e tutto intorno. Insomma, un luogo per me da sogno veramente. Inoltre c'erano tutte queste sdraie direttamente alloggiate al centro, il bagnino che sempre e ci aspettava alle 9 all'apertura della piscina stessa. Questa è di nuovo la vista dalla nostra stanza e inoltre c'erano due idromassaggi, uno sulla sinistra e uno in fondo sulla destra. Considerate che le temperature di Las Vegas sono quelle di un deserto, quindi di giorno si arriva anche a 40-45 gradi. La nostra stanza era qualcosa di meraviglioso. Questa appunto è la M, il simbolo del nostro albergo, e il nostro letto, vi dico solo che era un king size. Subito accanto alla finestra c'erano queste comode sdraine e questa è la stanza, quindi il mobile di fronte al letto e il letto. Dalla stanza si vede sul fondo, attraverso questo vetro trasparente, il bagno. Ecco, vedete il vetro trasparente della stanza. Nel bagno, ovviamente, questa vasca idromassaggio e poi, meraviglie delle meraviglie, addirittura una doccia enorme dove era possibile praticamente rilassarsi sedendosi. Addirittura su questa comoda panchina, all'interno tutti i prodotti della spa e dell'albergo stesso. Questo era il mobile, come vi dicevo, che giaceva di fronte al nostro letto. Da una parte l'armadio con luce che si accendeva ovviamente con sensore, e dall'altra qui un comodo minibar che però con cassaforte. Il minibar, vi dico solo che era collegato con dei sensori direttamente alla hall, per cui alla reception, per cui qualunque cosa toccavate risultava consumata e quindi andava pagata, quindi noi ci siamo guardati bene da stare a toccare praticamente tutto. Un piccolo gesto di carino dell'hotel e che ho apprezzato molto, perché proprio qui io mi sono accorta di avere in sostanza un eritema solare, perché ovviamente le temperature erano alte, era questa piccola confezione di aloe gel all'eucalipto e al tangerine, che era rinfrescante e che veramente mi ha salvata. Questo, come vi dicevo, di nuovo il bagno con due lavabo e tutta una serie di accessori che veramente per noi hanno fatto la differenza. Innanzitutto, tutti i prodotti di bellezza che c'erano all'interno della stanza erano presi dalla spa, per cui erano tutti prodotti ottimi. Per truccarsi al mattino c'era questo comodo specchio ingranditore con luce che veramente ho trovato una chicca, un dettaglio molto 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 carino. Ovviamente l'ho utilizzato tutte le mattine. Dopodiché torniamo alla stanza. La televisione, c'era la televisione integrata nello specchio, per cui al mattino mentre ci preparavamo potevamo vedere la TV o addirittura dal bagno sentire comunque la trasmissione televisiva. In questo altro piccolo vano era ricavato il semplice water, quindi anche se vogliamo molto ben distribuito. Non mancavano ovunque quadri e dettagli.
Dopodiché da questa parte in quest'altro vano l'asse da stiro, il ferro da stiro, il phone e questi altri due comodi vani dove si potevano disporre eventuali bagagli aggiuntivi. Ecco, qui dentro c'era il phone per i capelli. Ma non è finita qui, vi dicevo, questa è la vasca, questo è lo specchio, che non lo specchio, il vetro che ci metteva in comunicazione direttamente con la stanza, e all'interno della doccia, come forse vi ho fatto vedere anche già prima, tutta una serie di prodotti provenienti dalla spa. Io qualcuno vi dico, me lo sono anche riportato perché, come ricordo, questa ad esempio era la Massaging Body Bar, quindi un sapone tutto granuloso che serviva per massaggiare il corpo, mentre qui in alto avevamo, sempre tratti dalle spa, lo shampoo, il bagnoschiuma ovviamente e il balsamo per i capelli. Sempre qui, come altro piccolo dettaglio, la crema per il corpo, tutto, ripeto, dalla spa, alla profumazione molto fresca di eucalipto e tangerine. Qui all'interno cotton fioc e dischetti per struccarci, quindi veramente non mancava nulla, e ovviamente fazzolettini. Insomma, a me questa stanza ha fatto impazzire, ecco perché ho voluto mostrarvela e senza, diciamo, dimenticare nessun dettaglio. A questo punto iniziamo con il giro classico degli hotel di Las Vegas. Il primo che visitiamo è il Bellagio, e lo visitiamo sia di giorno che di notte. Il Bellagio è famoso per questo bellissimo spettacolo di fontane che sono appunto animate e si animano al suono di musica. I brani vanno cambiando. Noi abbiamo avuto la fortuna di sentirne due o tre, se non erro la Pantera Rosa, Frank Sinatra. Vi lascio all'ascolto, magari può essere simpatico. Sì, la musica. Entrando al Bellagio, un'esplosione di colori, questa hall con tutto questo soffitto realizzato con una sorta di meduse realizzate in vetro. All'interno un'esplosione anche di fiori, con i fiori erano stati realizzati tutta una serie di cavallucci marini e di animali acquatici, quindi fiori e vetro erano i due temi principali. Questi delfini ad esempio sembrano immergersi in un mare di ortensie, insomma qualcosa veramente di meraviglioso, un'atmosfera sognante che non dimenticherò. Vi lascio qui simpaticamente anche qualche immagine accelerata di un altro gioco d'acqua che hanno fatto subito a seguire nella serata con il tema delle Pantere Rose. Ma ovviamente il nostro giro non è finito qui. Il Bellagio è stato solo il primo degli hotel visitati, ma non l'unico che ci è piaciuto. A dire il vero, ce ne sono stati molti altri che ci sono piaciuti e ora ve li vado a mostrare. Innanzitutto il Venetian. Il Venetian è forse l'hotel che più mi ha colpito, perché in un secondo piano dell'hotel è stata ricreata veramente quella che è Venezia, con tutti i canali addirittura e le gondole che circolano, i gondolieri che cantano, insomma qualcosa di veramente stupefacente. Noi siamo italiani e conosciamo la bellezza delle nostre città, ma devo dire che ammiro la capacità tecnologica dei nordamericani, che veramente a volte sanno ricreare con capacità molto spiccate quelle che sono alcune caratteristiche delle città più belle del mondo. Questa ad esempio è una sorta di Piazza San Marco, dove addirittura erano stati allestiti in sequenza tutta una serie di spettacoli, di giochi e canti.
Ci ha un po' deluso invece il Luxor. Il Luxor, come forse saprete, è questo hotel di Las Vegas a forma di piramide, tutta nera, che nella notte, fra l'altro, proietta dalla punta una luce bianca verso il cielo. All'interno viene ricreata questo ambiente egizio, quindi con sfinge e quant'altro, e le stanze sono tutte disposte così lungo le pareti, diciamo, oblique della piramide. E devo dire che dopo aver visto il Venetian e, per carità, anche il Bellagio, il Luxor non ci ha così impressionato. Sembra comunque un hotel ormai datato rispetto agli altri. Al contrario, ci ha molto impressionato il Caesar Palace. Il Caesar Palace è uno degli hotel forse più antichi di Las Vegas, quest'anno compiva 50 anni ed è un hotel tutto a tema antica Roma. E fontane, tritoni che spuntano dalle acque, e statue, soffitti che simulano quelli del Pantheon, e all'interno ovviamente sempre queste gallerie shopping che comunque caratterizzano anche la Venetian. Devo dire che il Caesar Palace, nonostante sia datato, perché ripeto ha 50 anni, ci ha colpito perché sinceramente era veramente piacevole e l'ambiente romano ben ricreato. Vi lascio ad alcune immagini affinché lo possiate apprezzare. Ovunque c'erano questi ambienti appunto classici e fonti, statue, e sinceramente un'altra cosa che mi ha molto colpita sono le scale mobili, non ci crederete, da nessuna parte avevo ancora mai visto nella mia vita delle scale mobili a chiocciola come queste che vi mostro ora, per cui è stato molto simpatico incontrarle e ve le ho volute far vedere ovviamente. Anche qui ovviamente una rincorsa a spettacoli con fuochi, luci, acque e addirittura qui tutta una serie di robot in movimento. Quindi ripeto, il Caesar Palace sicuramente ci ha colpito. Una delle cose più belle che veramente abbiamo visto è stato il Circo du Soleil, che a Las Vegas ha praticamente in pianta stabile ogni sera almeno 6 spettacoli. Noi abbiamo visto lo spettacolo Zumanity, che è quello, diciamo, per adulti e sicuramente il più sensuale, dove la maggior parte dei ballerini e degli acrobati si esibiscono, diciamo, quasi nudi, ed è sicuramente uno spettacolo molto allusivo. Non perde però mai il buon gusto e sinceramente è stato molto molto divertente. Vi lascio qualche immagine dei ballerini e degli acrobati che, come è evidente, avevano dei fisici strepitosi. Con queste immagini, ragazzi, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, vi invito sempre a partecipare al mio giveaway, il cui link è indicato qui in alto a destra, ricchi premi, in particolare questa volta un set di pennelli Realtechnics. Ciao ragazze, a presto!